Ok, adesso vi mostro come si carica un rullino 35 mm in un tank di sviluppo, in particolar modo nel come si carica il reel, la spirale di acciaio. Questo è una tank di sviluppo di acciaio che ho comprato su eBay, credo sia negli anni 60 più o meno. Pagata penso un 15 euro. Tanche di sviluppo in acciaio rispetto a quella di plastica, tipo la Patterson. La principale differenza è che nella Patterson di plastica, quindi nelle spirali di plastica, il rullino si inserisce partendo dall'esterno e questo viene infilato e arriva all'interno. Per quelle d'acciaio invece è totalmente l'opposto: il rullino si inserisce dall'interno e lo si arrotola, quindi dall'interno verso l'esterno. Una tank di acciaio è a mio avviso più diciamo performante, in quanto essendo di metallo, il metallo conduce molto bene il calore, e quindi chiaramente nel bagno di sviluppo è la cosa migliore rispetto alla tank di plastica. In più, vabbè, la tank di acciaio ha una durabilità estrema. Bene, ho sacrificato praticamente un rullino 35 mm Ferrania da 24 pose e l'ho estratto dall'involucro in metallo e ho eliminato diciamo il cosino di plastica che tiene il rullino, no? Praticamente questo è un rullo e diciamo nella parte iniziale ho tagliato, cioè devono essere tagliati comunque gli angoli in modo tale che il film raggiunga diciamo una forma a freccia o più o meno, insomma. Ora è molto importante, questa operazione avviene nel buio, qui chiaramente ho sacrificato il rullino per far vedere com'è la cosa. Dunque, la tank di acciaio, la spirale di acciaio. Dunque, è molto importante avere dei punti di riferimento. In questo caso, i punti di riferimento sono queste due appunto, punte che sono la parte finale della reel, no? Della spirale. Quindi è molto importante avere un punto di riferimento. All'interno di questa spirale, presente in molte spirali, sono presenti delle clip che vengono alzate ed abbassate e tengono ferma diciamo la pellicola. Questa reel non ha la clip, ma ha semplicemente una sorta di filo di ferro a forma di cavallo, a forma di U, e diciamo queste questa Il rullino viene tenuto fermo tramite attrito. Dunque, come si carica? Si carica praticamente avendo il rullo arrotolato e facendo avanzare poco per volta diciamo la parte di pellicola. Questa parte di pellicola quindi viene immessa nel centro. Ci si deve essere sicuri che almeno diciamo la parte iniziale della pellicola, questa qui, sia minimamente arrotolata. Si può per esempio prendere la parte iniziale e eventualmente fare una sorta di piccola diciamo pressione, in modo tale da modellarla in questo sistema più o meno, e poi appunto si mette nella parte centrale. Una volta messa nella parte centrale, con un dito si tiene fermo il film e si inizia ad arrotolare. Il segreto, poi questo film verrà, cioè vi dovrà essere una piccola pressione ai lati, in questo modo, alla pellicola, e poi la pellicola viene fatta scorrere. È essenziale in questo lavoro diciamo una pazienza abbastanza infinita. Molto importante il fatto che con queste due dita si deve diciamo tastare diciamo il perfetto arrotolamento della spirale all'interno a mano che questa spirale viene avvolta. Chiaramente questa cosa viene fatta nel buio più completo,
Quindi è bene esercitarsi con appunto un rullo che chiaramente deve essere sacrificato, ma che si può sempre utilizzare come una sorta di allenamento. Ora la reel viene piano piano sempre appunto caricata. Diciamo che si può procedere anche molto lentamente, perché si deve essere sicuri che vi siano che praticamente gli avvolgimenti siano stati eseguiti in maniera perfetta per avere appunto uno sviluppo perfetto e non appunto che vi siano dei super avvolgimenti o comunque per esempio due avvolgimenti in un unico, diciamo, binario. In questo caso non si ha lo sviluppo di alcuni fotogrammi. A me è successo giusto recentemente e la cosa chiaramente non ha fatto piacere. Quindi ci si prende tutto il tempo necessario. Questa qui è una pellicola da 24 pose, quindi non riempirà totalmente la spirale. Sempre con le due dita si va sempre a tastare l'uniformità della pellicola e sempre avendo appunto facendo una pressione nella parte appunto ai lati della pellicola. Discorso di allenamento. Ok, tutto questo chiaramente ribadisco che deve essere eseguito in completa oscurità. Ecco, e poi come si vede, magari contro luce, si nota come la pellicola quindi cioè vi sia solamente una. Diciamo un avvolgimento per ogni binario e successivamente si può mettere la pellicola nella tank, chiudere la tank e a questo punto accendere la luce, il gioco è fatto.